Studenti di Bari TV, benvenuti da Giuseppe Padrone. Ci troviamo all'interno dell'anfiteatro dell'Ipercop Mongolfiera di Japigia per la 19ª fermata del treno Express Live, un treno che viaggia, continua a viaggiare e questa volta porta i suoi stimatori, i suoi spettatori, i suoi fan qui nell'anfiteatro dell'Ipercop. Facciamo qualche nome dei ragazzi che si esibiranno questa sera. Ci saranno gli Acustica, gli 080, i Niropaco, Twilight, Yellow, Alex Terlizzi e In My Play. Restate con noi, inizia il treno live. Il primo cantante ad esibirsi sul palco del treno live è Alex Terlizzi. Alex Terlizzi con il suo secondo album It's a Special Day. Si ispira molto a Bobby McFerrin per individuare un po' le sue influenze artistiche. Ha collaborato con Mario Biondi e ha circa un'esperienza di 15 anni. Ascoltiamolo, Alex Terlizzi. Glasses won't have to use questions and tears, yeah. Never let a thing away for a while, it may be. But what if cares? It's special, special day. The street under the city lights, people smile, some can say, all in all, I feel so. One more time, I believe in love that I see in God's vision that will from the stars. It's the last miracle. The sky, the wisdom of grind you. Qui con Alex Terlizzi, la sua prima volta qui per quanto riguarda il treno Express Live, insomma le prime impressioni. Sì. Bellissimo, secondo me è una grande opportunità data soprattutto a chi insomma come me compone e cerca un impatto comunque col pubblico. Una situazione molto molto carina, devo dire anche ben preparata anche dal punto di vista tecnico. Quindi ecco, abbiamo detto nell'introduzione che ti ispiri molto a Bobby McFerrin, in più ho notato anche il tuo cambio di registro, i tuoi registri vocali, insomma molto interessante. Sì, mi piace molto anche utilizzare questi falsetti tipici anche dello stesso McFerrin ma anche di altri artisti come Earth, Wind & Fire o anche artisti jazz recenti come Kurt Elling, che utilizzano sia il registro grave che il registro acuto in falsetto. Sì, è una cosa che mi è sempre piaciuto fare, yes. It's a Special Day è il tuo nuovo album, insomma parliamo anche delle tematiche che affronti, tematiche molto intime che vanno nel profondo. Tematiche intime e profonde sul mio modo anche di vedere la vita, di vedere l'amore, di vedere l'universo, ecco, di vedere, sì, molto filosofiche, ma non solo, ci sono anche dei temi anche un po' più leggeri, se no insomma se siamo troppo pesanti poi oddio. Yeah.
Sul palco del treno una band giovanissima, pensate, il cantante ha solo 18 anni, parliamo dei In My Play, ovvero cover band dei Coldplay. Si sono ispirati a loro per l'evoluzione che hanno avuto e per la loro dinamicità che ha sempre caratterizzato la band, che ha avuto un successo mondiale in questi ultimi tempi. Ascoltiamoli, In My Play. Could it ever cost us?